quando si parla di terapie brevi ci può essere una grande confusione. Io stesso sono consapevole che terapie brevi è un contenitore molto ampio che fa riferimento ad approcci anche molto distanti tra loro da un punto di vista epistemologico, teorico e tecnico. A onor del vero, la mia attenzione è rivolta principalmente, ma non esclusivamente, ad alcune specifiche terapie brevi che di volta in volta sono state definite post-strutturaliste, costruttiviste e o costruzioniste, di matrice ericksoniana. Fate voi. Quello che è evidente è che la confusione è tanta, a volte è un po' come i gruppi musicali contemporanei. Voglio dire, se tu prendi i Sex Pistols su Wikipedia vedi che sono classificati solo sotto un genere, punk rock. Se invece prendi, che ne so, i 21 Pilots, vedi che fanno elettropop, indie pop, indie tronic, alternative hip hop. Una disposofobia. Come capirci qualcosa? Con un bel libricino per il quale ho avuto l'onore e il piacere di scrivere la prefazione. Eccolo qui, ne ho già parlato, Psicoterapie brevi, principi e pratiche di Michael Hoyt. Se mi avete seguito sapete che considero Michael un mio mentore, oltre ad essere un caro amico, e che ho condiviso diversi progetti con lui. Peraltro Psicoterapie brevi è il primo libro della collana Brief Therapies di Ciso Editore, che sto curando come direttore. Perché è un bel libro? Forse prima di tutto perché si legge bene. Michael ha una scrittura semplice, piacevole, entra nel dettaglio ma tiene un tono pratico, non ha uno spirito eccessivamente dedito al pragmatismo americano che a volte tende un po' a rimanere in superficie, però non si addentra neanche troppo nella complessa analiticità di certi pensieri europei, insomma le giuste dosi di tutti e due. Naturalmente però ti deve lasciare anche qualcosa, prima di tutto ti lascia chiarezza. La prima parte infatti è una lunga introduzione che da un lato ti spiega da un punto di vista storico l'evoluzione delle terapie brevi, dai primi semi piantati ai colossi fatti e finiti. Dall'altro invece va a selezionare una serie di approcci in cui Hoyt si è formato, diverse terapie psicodinamiche breve, l'analisi redecisionale, l'ipnosi ericksoniana, la terapia strategica, la terapia centrata sulla soluzione, un pozzo di scienza. Questa è una delle parti più interessanti perché in relativamente poche pagine puoi capire il cuore di ciascuno di questi approcci e Michael ti presenta un caso clinico trattato con ognuno, ovviamente in poche sedute. Successivamente, visto che il libro vuole essere soprattutto utile, Michael fa due cose. Innanzitutto ti spiega come costruire una seduta di terapia breve, dividendola in fasi e dandoti alcuni suggerimenti di cosa fare in ciascuna fase. È interessante il fatto che, seguendo un'idea di Gustafson, una seduta rispecchia in un certo senso il percorso di un'intera terapia, così che i consigli possono essere generalizzati all'intero processo terapeutico. Avrei voluto che il punto fosse approfondito un po' di più, però rimane comunque uno spunto molto interessante per chi legge il libro. In secondo luogo, Michael ti dà una serie di consigli pratici che, a mio parere, sono una delle cose più preziose del libro. È presente quelle domande che da psicologo ogni tanto ti sei sicuramente posto, o quei dettagli che non riesci a mettere precisamente a fuoco, o quelle intuizioni che ogni tanto ti vengono e che ti chiedi se valga la pena approfondire? Ecco, Michael risponde ad alcune di queste domande, come per esempio da cosa dovrei partire, quando usare un linguaggio più creativo e quando uno più informativo, come comportarmi quando la persona non è del tutto motivato, meglio spiegare o meglio far fare delle esperienze, come la mettiamo con i farmaci. Sono per lo più brevi suggerimenti, però vanno dritti al punto, come risposte semplici, chiare e dirette date dal tuo prof di psicoterapia. E infine dedica un capitolo a quella che probabilmente, dopo la terapia sulla singola, è la sua terapia preferita del momento, la terapia breve centrata sulla soluzione. In particolare si concentra sulla solution focus per la coppia, ma dà anche qualche dettaglio più generale. Questa è una cosa molto preziosa per chi lavora con le coppie e in generale per la solution focus in Italia, visto che non se ne parla ancora molto. Io ho iniziato con un mio sito, terapia centrata sulla soluzione.it, però ve ne dico di più la prossima volta. Insomma, Psicoterapie brevi, principi e pratiche, ad oggi lo trovate su Mondadori Store, un bel libro, e peraltro vi fa capire da dove ho preso il sottotitolo per il nostro libro, Terapia seduta singola, principi e pratiche. Voleva essere un piccolo omaggio a un grande autore.